È con noi il professor Dante Valente, presidente del CIDA, che ci ospita a Perugia per questi due giorni eccezionali. Prego, presidente, a lei la parola. Io sono venuto volentieri per esprimere la riconoscenza dell'associazione. La nostra associazione è stata fatta nel 1970. La riconoscenza per il nostro delegato, che è un'abile organizzatrice e soprattutto convocatrice di eminenti personalità straniere, in particolare del mondo anglosassone, che quindi ci dà l'occasione di venire a contatto con questi nomi celebri, diventano dei volti e presentano anche delle cose sempre ad alto livello. Posso salutare anche tutti gli ascoltatori, ecco, e i telespettatori, e confermo quanto detto. E soprattutto è anche bello che sappiano che l'astrologia non è quella che si vede sui settimanali. L'astrologia raduna persone, direi in gran parte laureate, di alta cultura, che cercano questo mistero della psiche umana. E lo zodiaco è una delle mappe più belle di cui noi disponiamo, perché è matematica, è precisa, universale, e non è una questione di opinioni, capisce? È un materiale su cui tutti lavoriamo sullo stesso materiale. E naturalmente lavoriamo in disparte dai media, sì, eccezionalmente sì, sì. Per voi, perché siete affidabili. Grazie. Professore, astrologia e spiritualità. Ecco, brevemente lo vedi. Sì. Io sono biologo, ho lavorato nella ricerca scientifica 40 anni. Quello che io ho concluso è che mancava qualcosa alla scienza. Per questo ho cercato qualcosa che andasse al di là della materia. Che lei sa bene che gli scienziati sono eminentemente materialisti. Ciò che non si spiega con la materia non esiste. Sono il Sant'Uffizio di oggi. Sì. Una volta ciò diceva, il Sant'Uffizio decideva cosa è giusto e cosa è sbagliato. Adesso sono gli scienziati. Non è giusto, perché è un lungo discorso. E mi sono accorto che mancava proprio l'aspetto energetico. Cioè, il corpo umano non è un ammasso di atomi o di cellule, ma è un complesso energetico. Sì. E c'è una forza che spinge la materia a seguire un progetto. E questo è un mistero tutt'oggi. Professore, l'astrologia oggi, nel 2014 dopo Cristo, vive un momento di inquisizione? No. Anzi, devo dire che a volte, e non è giusto, è un sostituto della fede. E nella crisi della fede, siccome uno ha bisogno di vivere dello spirito, lo cerca nell'astrologia. E forse è un eccesso questo, perché non bisogna passare da un eccesso all'altro. Grazie, professore, grazie. Geneviève, due parole su questo bellissimo convegno. Allora, è un convegno che adesso Mescalila organizza da 6 anni e devo dire che è bravissima in questo lavoro, perché è molto impegnativo organizzare un convegno. Lei raccoglie, ci fa sentire dei conferenzieri di grandissimo spessore e devo essere sincera, ci fa conoscere anche un'astrologia diversa, varia, ricca. E io per quello la ringrazio, a parte che il fatto è che io per Mescalida ho un sentimento veramente profondo, siamo nati nello stesso anno, stesso mese, abbiamo solo una settimana di differenza e le nostre vite sono quasi uguali, devo dire. E niente, io la ringrazio, approfitto anche per ringraziare voi di essere qua e niente, ci rivediamo l'anno prossimo. Grazie a te per l'ospitalità. Siete stati molto gentili e molto carini, grazie. Arrivederci l'anno prossimo. Secondo premio IQ Award 2014 assegnato, conferito ad Adriana Lumini,
Adriana, è un premio prestigioso quello istituito quest'anno per la prima volta. L'impressione che hai avuto nel momento del ritiro di questo attestato? Mi ha emozionato molto perché è un riconoscimento alla Dea Madre e quindi alla Madre Terra. Ed è così venuto a me in un momento di contemplazione della natura e quindi ne sono molto onorata, è un dono che faccio alla Dea. Tu sei la quarta di 12 rappresentanti in questo contesto, vero? Sì. Ecco, e hai ricevuto il secondo premio. Ce lo leggi? Molto volentieri. Madre nutriente, abbraccio eterno, vita pulsante. Grazie ad Adriana Lumini. Grazie. E con noi Lucia Gangheri. Lucia è una artista, pittrice, scultrice. Ultimamente ha lanciato una serie di sculture da indossare, molto molto pregevoli. Oggi però Lucia è con noi perché è segretaria di... dell'associazione Jaya Vidya, di cui la presidente Mescalila Nunzia Coppola. E noi come associazione, io sono la segretaria, e come associazione noi, diciamo fra virgolette, operiamo qui a Perugia per diffondere, se così si può dire, attraverso la nostra associazione e attraverso questi convegni che teniamo, che organizziamo e teniamo qui già da 6 anni, la cultura, se possiamo dire, dell'astrologia, intesa come quella scienza che consente all'individuo di evolversi attraverso dei processi legati all'astrologia, diciamo poi più tecnica. Ecco, io non ho una grande esperienza in questo ambito, però ecco, da questa serie di incontri che si tengono di anno a livello veramente internazionale, ci sono persone che vengono dall'America, qualcuno dalle Hawaii, dalla Germania, Francia, Inghilterra, e qui quest'anno appunto ci sono addirittura delle persone che ogni anno proprio si spostano da Londra, vengono qui e seguono questo convegno. Ecco, insomma, da tutto questo materiale umano, sì, che si incontra su diversi ambiti, su diversi aspetti dell'astrologia, ecco, io sia come artista ma anche come persona che è all'esterno del mondo dell'astrologia, che normalmente uno ha un'idea, cioè, che è la strega, insomma, che fa, gira, insomma, quelle cose lì. Ecco, io ho dedotto questa cosa, che è fondamentalmente ci serve, ci aiuta a comprendere meglio noi stessi, la relazione che abbiamo con noi stessi e che abbiamo anche con l'altro, e ci consente di entrare forse anche più in sintonia con tutte le nostre forze interiori, chiaramente ricevendo gli influssi dall'alto, no? Entrando in sintonia anche con quello che è al di sopra di noi. E infatti il convegno poi di quest'anno è collegato proprio a questa relazione fra terra e cielo, quindi sotto un manto di stelle, nostra sacra, nostra madre terra. L'impegno profuso nell'organizzazione di un convegno di tal genere richiede un anno abbondante di lavoro, fra tirare fuori l'idea, l'argomento da trattare, le persone da anche, come dire, da individuare, quindi tutta la fase organizzativa, sì. Sì, insomma, costa un po' di tempo, un anno di lavoro sicuramente. Noi tra qualche giorno già siamo al lavoro per pensare al prossimo anno, il 7° anno. Noi auguriamo che questi anni vengano man mano sempre ad aumentare, credo, certo, che sicuramente arriveremo nel 2025 e Lucia Gangheri sarà sempre la segretaria di questa grande organizzazione. Grazie, grazie. Grazie Lucia. A voi. Grazie. Ciao.